Adesso noi invece vogliamo fare gli auguri ad una persona che, a cui teniamo molto, perché è un amico della radio, sì, e perché poi è una persona che seguiamo sempre, ed è Luca Giurato. Bello, grazie di cuore, un abbraccio veramente carini, un augurio a tutti voi della redazione, della direzione e ovviamente soprattutto al pubblico, che è quello che conta per tutti noi, soprattutto dopo la famiglia. Grazie di questi auguri graditissimi ricambiati. Dunque Luca, che anno ti lasci alle spalle e che cosa auspichi per il nuovo, per te e per noi tutti ovviamente? È una bella domanda. Personalmente, intimamente, mi lascio un anno felice, perché ho lavorato, faccio l'opinionista in due importanti trasmissioni della mia Rete 1, certo. Mi chiama la radio e anche voi, e certo, quindi sono contento, e quindi diciamo dal punto di vista strettamente egoistico sono contento, perché continuo a godere di buona salute, i miei cari pure, il mio nipotino Diego, al quale mando un bacio attraverso la vostra anche radio. Anche noi. Ha 7 anni ed è sempre più affettuosamente perfido col nonno, lo sfotta in continuazione perché c'ha i piedi piatti e dice: ma nonno, ma non si cammina così, si cammina così, e che devo fare? Non lo so. Poi però quando cominciamo a marciare insieme gli faccio venire il fiatone, non è vero, eh? È lui che me lo fa venire a me, assolutamente non è vero. Fatto questo discorso, diciamo, strettamente egoistico, ci lasciamo un bruttissimo anno alle spalle, un bruttissimo anno alle spalle di crisi economica tremenda, addirittura adesso di venti di guerra per la tensione tra gli Stati Uniti e Teheran, pochi soldi nelle tasche di tutti noi o sempre di meno, quindi ci lasciamo veramente un brutto anno alle spalle. Che dire per il futuro? La parola speriamo è una parola abusata, logora e anche molto molto triste, però rebus sixtantibus non si può far altro che dire speriamo in una svolta. Le premesse mi sembrano complicate, però vedo che per esempio anche oggi lo spread risale, sì. Però che dobbiamo fare? Siamo legati al carro Europa, è stato un errore, non è stato un errore, allora si diceva decenni fa che era indispensabile, e quindi possiamo chiudere, scusate la lunga dissertazione, no, per niente, con una battuta. Peggio di così è difficile, ecco, possa andare. Ecco. Senti Luca, voglio condividere con te che sei una persona di grande saggezza e lo dimostri anche nel tuo lavoro e nelle tue considerazioni. Grazie mio caro, veramente quando dico grazie lo dico col cuore. Lo so, voglio condividere con te un mio pensiero che oggi riprende anche la prima pagina dell'Espresso, io l'ho fatto qualche giorno fa. Allora, potremmo cogliere da questo momento di difficoltà, no, economica, che è nostra, ma che è dell'Europa, ancorché del mondo, e anche, no? Dell'America, esatto. Lì hanno più vitalità e ci sono dei segni di ripresa, per fortuna abbastanza sensibili. Dimmi, caro. Dicevo, potremmo noi cogliere da questo momento anche il dover ritrovare dei valori, anche cambiando il nostro stile di vita, no? Certo. Si dice sempre che dovremmo abbandonare il superfluo, ma forse questo è arrivato proprio come momento idoneo, perché intanto siamo coattati a farlo, certo, e poi perché tutto sommato ne potremmo beneficiare ridimensionandoci quantomeno nell'inutile, nel superfluo, no? Sono d'accordissimo, d'accordissimo con te, lo sottoscrivo in pieno. Ti devo dire che quello che mi dispiace in questa tua giustissima e saggissima considerazione è che molti di noi quel tanto, quel poco di superfluo se lo sono guadagnato lavorando onestamente per decine d'anni, pagando onestamente le tasse, e non magari ridendo quando si va sul terremoto, certo, o atterrando con un elicottero nella meravigliosa spiaggia di Anzedonia. Ecco, vorrei fare questo paragone, certo. Quel superfluo mi offende e vorrei vederlo cancellato dal nostro paese. Il lieve piccolo superfluo
superfluo di chi si è comportato onestamente, benissimo, siccome si è comportato onestamente, quindi una persona intelligente, lo ridimensioneremo. A parte speriamo, ecco, a questo punto speriamo però che certi privilegi e certi, lasciamelo dire, orrori, certo, vengano cancellati. Certo, un abbraccio forte a te, un anche forte, alla tua dolce signora, alla tua a vostra disposizione. Ah, carissimo, grazie. Grazie. Buon anno veramente di cuore a tutti voi e ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici. Grazie di cuore. A voi, bacio, e a te. Arrivederci a tutti. Buon anno. Luca Giurato.